Ben ritrovati ad un altro appuntamento del Notiziario Adi. In apertura, come sempre, i titoli. Germanwings. A seguito del disastro aereo si susseguono le iniziative in favore dei parenti delle vittime, tra queste anche quelle di alcune organizzazioni evangeliche. La famiglia e la memoria evangelica. A Roma un confronto sulla famiglia e la libertà di fede delle confessioni religiose. Fede e musica. Si è tenuto anche a Napoli, sabato 29 marzo, l'incontro evangelistico nei locali della chiesa Adi del Rione Carlo III. La prima notizia di questo numero riguarda l'ormai conosciuta tragedia della Germanwings. Il volo, sul quale viaggiavano circa 150 passeggeri, è che è stato oggetto dell'ennesima tragedia in volo, ma stavolta parliamo di una iniziativa a cura di diverse organizzazioni evangeliche. Una notizia che ha fatto il giro del mondo è quella dell'aereo appartenente alla compagnia tedesca Germanwings in viaggio da Barcellona a Düsseldorf con a bordo 150 passeggeri che, come è noto dalla recente cronaca, è precipitato sulle Alpi francesi. Gli inquirenti hanno oramai accertato il fatto che la responsabilità del disastro è da addebitarsi nel comportamento irrazionale del 27enne copilota dell'Airbus che, asserragliato nella cabina di pilotaggio, in pochi minuti ha fatto perdere quota al velivolo fino a farlo schiantare tra le montagne dell'Alta Provenza. Sentimenti di incredulità, di rabbia, di costernazione e di cordoglio si sono manifestati da più parte in seguito alla tragedia. Ma in mezzo al susseguirsi di novità e particolari che riguardano l'evento, vi è una notizia che non è stata colta dalle altre testate giornalistiche. Diversi rappresentanti delle comunità evangeliche spagnole, tedesche e francesi hanno fin da subito avviato delle iniziative per organizzare delle riunioni di preghiera per i parenti delle vittime. Così, in maniera spontanea ma comune, diverse organizzazioni evangeliche hanno indetto degli incontri nel quale chiedere al Signore di consolare quanti sono nel dolore, caricandosi del peso e del dolore che un evento del genere può infliggere a tanti cuori, mettendo in pratica l'esortazione dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 15. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Da un punto di vista umano, a seguito di episodi come questi, le reazioni delle persone possono essere più svariate. Ralph Radix, ministro di culto che più volte si è espresso in circostanze simili, ha affermato che in questi casi alcuni reagiscono con indolenza e apatia, mentre altri vengono sopraffatti da visibile tristezza. Ed è proprio in queste tragiche e inspiegabili situazioni che molti sorgono domande come «Perché tutto questo?» oppure «Dov'era Dio in quei momenti?» Dio, spiega Ralph Radix, è vicino a coloro che si trovano nel bisogno. Anche Arno Rensk, ex pilota di aerei e adesso membro della compagnia del personale cristiano di volo, afferma che sarebbe un grosso errore dare la colpa a Dio per questa tragedia. È bello invece sapere che c'è qualcosa di più della vita su questa terra e chiunque può guardare a Dio in ogni situazione. Possa il Signore dare una pace profonda a coloro che hanno il cuore infranto dal dolore, anche attraverso le parole dell'Apostolo Paolo alla lettera ai Filippesi, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La famiglia e la memoria storica sono stati il tema di un incontro tenutosi a Roma in una delle chiese evangeliche del quartiere Tor Sapienza. Seguiamo. La famiglia e la memoria evangelica. È il tema dell'importante incontro tenutosi nei giorni 20 e 21 marzo nella città capitolina presso i locali della Chiesa Cristiana Evangelica Alfa e Omega, situata nel quartiere Tor Sapienza. L'incontro è stato caratterizzato da una sessione congiunta di lavori organizzati dall'Associazione MCF Italia e l'Alleanza Evangelica Italiana con un confronto sul tema adozioni e coppie omosessuali, che ha visto tra gli altri l'intervento della senatrice Monica Cirinnà e l'onorevole Alessandro Pagan. Numerose le osservazioni esposte in linea con la dottrina evangelica, assieme alle quali entrambi i parlamentari hanno espresso apprezzamenti per l'iniziativa, che si è sviluppata attraverso un dialogo maturo ed appassionato che, a detta degli stessi esponenti, è difficile da trovarsi nel paese. L'evento ha visto anche la partecipazione del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che ha esposto il proprio pensiero circa il tema della libertà di religione, affermando che lo Stato deve riconoscere e non concedere la libertà di pregare ed adorare Dio, in quanto esso è un diritto naturale. Lo stesso ministro ha inoltre aggiunto che la libertà di religione e di culto un tempo era considerata nemica dello Stato, mentre oggi ne è considerata un'alleata.
«C'è da fare una distinzione», ha proseguito Alfano, «tra chi prega Dio e chi spara nel nome di Dio. Se lo Stato dialoga con chi prega, avrà anche un grande alleato in più nel disarmare chi spara». Infine si è sottolineata la volontà da parte dello Stato di voler garantire la libertà religiosa delle confessioni di fede non cattoliche, citando l'articolo 8 della Costituzione italiana che in una sua parte recita «Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge». In tempi così difficili, dove quotidianamente viene messa in discussione la libertà di fede e di culto, sembra arrivare un piccolo barlume di speranza. Dunque, vogliamo cogliere l'accorato invito che l'Apostolo Paolo rivolge a tutti i credenti nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2. «Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità». E torniamo a parlare di fede e musica. Stavolta ci spostiamo a Napoli, dove nel quartiere Carlo III si è tenuto uno degli incontri che riguardano proprio questo argomento. Fede e musica, questo è il titolo del programma di canti e musica proposto durante il culto di domenica 29 marzo dal gruppo orchestrale della chiesa Adi di Napoli via Carafa, condotta dal pastore Davide Diorio. L'iniziativa evangelistica ha visto coinvolti circa 30 musicisti e 4 voci che a partire dalle ore 18 hanno proposto un repertorio di inni scelti dalle raccolte di inni di lode ed armonia, intervallati da letture di salmi e predicazioni della parola riferite anche ai testi degli inni. Momenti toccanti hanno accompagnato le esecuzioni, specialmente durante la testimonianza di uno dei componenti dell'orchestra, che ha raccontato della sua conversione e dell'ordinamento del battesimo da poco adempiuto congiuntamente alla moglie. All'evento si è registrata, oltre alla cospicua partecipazione dei membri della comunità locale, la presenza di diversi amici dei fedeli locali, simpatizzanti e semplici curiosi, che hanno accettato l'invito per l'occasione. Tema dell'incontro: colpa dei sensi o sensi di colpa? La parola di Dio predicata ha avuto come riferimento biblico il Salmo 51, versi da 2 a 5, ed ha evidenziato l'utilità del senso di colpa a beneficio del ravvedimento degli uomini e il danno che compie la sua mancanza nelle coscienze che non hanno scrupoli né consapevolezza nel compiere il male. Il soggetto biblico ha ricondotto alla scelta tra il Signore e ciò che lo allontana da Lui. Attuale più che mai l'esortazione biblica: «Scegliete oggi a chi volete servire». Sono seguiti poi altri momenti per pregare il Signore e concludere un culto benedetto con le parole dell'inno «Grande sei tu». Si è ringraziato il Signore per l'opportunità concessa a tanti altri di seguire l'evento anche attraverso le dirette trasmesse su Radio Evangelo Campania, il sito web www.adinapoli.it ed il canale televisivo Tutto l'Evangelo. Che ogni talento donato dal Signore alla sua Chiesa divenga motivo di edificazione e di incoraggiamento e sia usato umilmente, collaborando in ciò che è essenziale, ovvero l'annuncio della potenza salvifica di Dio, ricordando ciò che è scritto in Marco 13:10: «Bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti». Concludiamo così anche questo numero del notiziario Adi. Grazie per averci seguito. Continuate a scriverci a notiziario@assembleedidio.org e a partecipare alle nostre attività seguendoci anche attraverso le pagine e i profili social. Vi ringraziamo ancora per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo numero.